Siamo qui anche insieme alla Regione per trovare delle vie d'uscita, abbiamo delle proposte serie e ragionevoli da avanzare, quindi credo che ci siano tutte le condizioni perché il Ministero riapra un tavolo con la Regione e con il Comune e permettere a coloro che sono stati esclusi e sono compagnie importanti, teatri significativi, una parte della vita culturale di grande rilievo della nostra città e tanto lavoro, mi permetto di aggiungere, che può e deve essere salvato. Il mondo del teatro napoletano unito in due iniziative dal diverso sapore. Quello della ribellione contro le esclusioni di recenti tagli dei contributi alle strutture di spettacolo per teatri e compagnie da parte del Ministero e quello di essere protagonista della vita civile e sociale della città nelle iniziative legate alla prossima celebrazione delle quattro giornate di Napoli. Nel foyer del Teatro Augusteo questa mattina, l'incontro promosso dalle imprese teatrali per discutere delle proposte di modifica da chiedere in sede di conversione del decreto firmato dal ministro Franceschini, in conseguenza del quale alcune strutture produttive storiche non sono state ammesse ai contributi, altre che da anni attendevano un riconoscimento sono state nuovamente penalizzate ed altre ancora hanno ricevuto sostanziosi tagli. Nell'incontro sono emerse cifre che prospettano anche 20.000 giornate lavorative in meno per gli addetti ai lavori. Oltre al sindaco di Napoli ed all'assessore alla cultura, era presente anche il consigliere delegato alla cultura della regione Campania, Sebastiano Maffettone. Ma il mondo del teatro non manca di offrire sempre uno dei suoi lati migliori, partecipando alle iniziative del comune per le imminenti celebrazioni delle quattro giornate. Le abbiamo chiamato quattro giornate contro la camorra, quindi il titolo di queste quattro giornate è Dalla parte giusta contro la camorra e la violenza con gli ideali della resistenza. E avevamo già preparato un programma perché ci fossero rappresentazioni teatrali, spettacoli di teatro civile, di impegno, nei teatri più di dove c'è maggior disagio sociale, giovanile, insomma, Piazza Forcella, Nuovo Teatro Sanità. E quindi l'idea anche adesso di coinvolgere tutto il mondo del teatro napoletano che sta combattendo per difendersi, per difendere la propria straordinaria funzione culturale e civile e anche occupazionale, e quindi in quelle quattro giornate stare tutti aperti e fare iniziative, incontri, reading, letture, rappresentazione, e quindi chiedere ai giovani di venire in queste occasioni e quindi avere quattro giornate per la dignità, la fierezza, il riscatto e l'avvenire di Napoli e delle sue nuove generazioni. Questa idea che quando rivendichiamo i nostri diritti stiamo facendo un piagnisteo, è una cosa intollerabile. Credo che sia sacrosanto quando si subisce un torto o si vive una situazione di sopruso far sentire la propria voce, soprattutto perché noi abbiamo avanzato anche delle proposte concrete, ragionevoli, responsabili, e quindi chiudersi al confronto, chiudersi a questa ricerca di dialogo sarebbe veramente un atto, credo, arrogante e francamente anche un po' ottuso. È penalizzato nel luogo più pericoloso sulla cultura. Nonostante gli sforzi enormi che questa città sta facendo come amministrazione, ma tantissimo grazie agli operatori culturali generosissimi e bravi, siamo stati mortificati dal Ministero. Allora, noi già abbiamo scritto delle cose importanti, adesso è un momento di confronto pubblico. Ne ho parlato anche ieri col Presidente De Luca. Un incontro importante anche su questo, sul polo teatrale della nostra città. Insomma, Napoli fa la sua parte, la fa come amministrazione e come città. Si parla tanto di sud da parte del governo, si riempie la bocca, master plan, lezioncine e quant'altro, ma sinora non c'è stato nessun fatto concreto, anzi mi correggo, fatti concreti ci sono stati e sono stati penalizzanti.